Presidente Tonelli, nuovi autobus per la tua, sala operativa ancora più efficiente e poi arriveranno tra l'estate e l'inizio dell'autunno altri mezzi, si abbassa l'età media degli autobus tua. È stato un investimento notevole fatto dalla Regione Abruzzo e da tua, 47.800.000 euro è complessivamente il costo per l'acquisto dei 206 autobus e 13 milioni sono il contributo di tua. I 37 autobus che arrivano oggi saranno seguiti da 75 autobus tra giugno e settembre e da altri 94 autobus entro il primo semestre del 2020. La vetustà media si riduce da 13 anni a 9 anni e questo è l'unico sistema per far funzionare meglio il servizio. Si è inteso fare questo grosso investimento e accompagnando l'investimento anche all'ammodernamento del sistema. Noi siamo tra le prime città in Italia ad avere il computer di bordo su ogni autobus, chiaramente sarà sui 206 autobus. Il parco dovrà piano piano integrarsi perché oggi attualmente il parco è di 860 macchine, quindi il computer di bordo ci darà la possibilità di monitorare tutto, dalla presenza dei viaggiatori addirittura il tasso di evasione. Chi non valida non viene registrato, per differenza sappiamo quanti evasori a bordo stanno su ogni autobus, quello sarà il calcolo vero del tasso di evasione. Poi ci darà altre informazioni, la posizione, se l'autobus è in orario, qualunque cosa. Nell'area di Pescara, poi nell'area di Pescara e nelle aree a rischio, alcune ce ne sono, monteremo anche delle telecamere che non sono in funzione, entrano in funzione su dispositivo dell'autista. Se vede che ci sono situazioni di particolare pericolo, aziona, viene registrato tutto e siamo collegati con la polizia per poter intervenire.